Sì, siamo qui a Calcinera, proprio a lingua glossa, come dicevate voi da studio. Un intervento di routine, un Canadair 28 alle 16, la tragedia. Il volo era decollato da Lamezia Terme, dove hanno base proprio questi velivoli antincendio. Quindi l'arrivo qui su lingua glossa per spegnere un incendio che era partito, era iniziato il mercoledì pomeriggio. Un volo, il rilascio dell'acqua, una virata stretta e poi la semiala destra che tocca il terreno e impatta. Le inchieste annunciata quella della Procura della Repubblica, qui i carabinieri hanno già fatto i rilievi, accanto a me Luca Cari, responsabile comunicazione emergenza dei Vigili del Fuoco. Un velivolo, uno dei tanti Canadair che opera, uno dei vostri velivoli dei Vigili del Fuoco. Voi avete ovviamente aperto anche voi un'inchiesta, tra l'altro con l'aeronautica militare. Sì, assolutamente, era uno, il Canadair numero 28, uno dei nostri 19 Canadair della flotta del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Come diceva, un intervento di routine, in quest'estate ne abbiamo fatti a centinaia. In questo momento le nostre squadre stanno ancora lavorando sullo scenario, ovviamente sempre nel rispetto di quelle che sono le esigenze di indagine per appurare le cause, così noi siamo i primi chiaramente a voler sapere perché è successo questo incidente. Ecco. Sulla vicenda ovviamente, come dicevo, sono state aperte delle inchieste, nelle prossime ore cercheremo di sapere qualcosa in più. Linea allo studio.